Buonasera, grazie di essere venuti questa sera. Io sono qui soltanto per introdurre la serata e in particolare in questo momento i musicisti dell'Orchestra Sinfonie e il maestro Marcello Gobbi.
voi, benvenuto sulla data l'orchestra sinfonia con questa ouverture d'apertura in una serata dedicata a tutti noi per farci gli auguri di Natale, ma in particolare alla persona, all'esempio e alla memoria del presepista Gian Mario Biazzini. Mi ricordo di quale l'orchestra sinfonia vuole promuovere questa sera l'ottava rassegna di presepi che dall'8 dicembre al 19 gennaio è possibile visitare nella parchessa di Villa Merinirubelli e presso il convento dei padri passionisti, dove sono allestiti il presepio artistico e la mostra missionaria curati dal gruppo Amici delle Missioni. Fuori avete trovato anche il volantino dove potrete consultare gli orari, i luoghi della manifestazione. Io provo a rispondere in poche parole proprio per parlare del gruppo Amici delle Missioni, che è nato nel 2002 grazie all'iniziativa del padre passionista Dino Frigo, che avete visto nella diapositiva alle spalle dell'orchestra, che è nativo di Carinati ed è missionario in Tanzania da molti anni. Il gruppo si compone di circa 40 persone, sono volontari che hanno prestato il loro aiuto portando il proprio contributo nelle missioni dell'Africa e che si mettono a disposizione per raccogliere offerte a sostegno delle iniziative che il gruppo promuove. L'anno scorso, grazie anche al vostro contributo, è stato realizzato un pozzo per l'acqua e energia solare nel villaggio di Kitego presso la missione di Tiso in Tanzania. Quest'anno invece il padre passionista Cesare Pozzobonda, la missione di Veiula, ha chiesto con urgenza di contribuire all'acquisto di sacchi di grano da distribuire alle famiglie del centro del paese colpito dalla carestia. Il gruppo Amici delle Missioni non ha esitato a rispondere e anche noi siamo invitati a contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, un sacco di grano per l'Africa, per dare un vero senso all'arrivo del Natale. Perciò ringrazio anticipatamente tutti voi e ringrazio il gruppo Amici delle Missioni, la persona in particolare di Beniamino Artuso, il gruppo Presepisti, rappresentato da Nadia Brun, la Proloco e il comune di San Zerone degli Azzellini, in particolare il sindaco Luigi Mazzaro. Un grazie anche all'associazione di Ciclamino che ci ospita e ai padri passionisti di San Zerone degli Azzellini. Ed ora vi lascio alla musica dell'orchestra Sinfonia e suo maestro Marcello Godi, che da un musical straordinario ha tratto un medley indimenticabile, Signore e Signori, il fantasma dell'opera.